I movimenti civici e i partiti di centrodestra tutti uniti per sostenere la candidatura a sindaco di Lanciano di Filippo Paolini, una coalizione compatta che vuole guardare al futuro della città basando il proprio lavoro sull'esperienza, ha dichiarato il candidato Filippo Paolini questa mattina in conferenza stampa presso la Biblioteca Liberatore Comunale di Lanciano. Competenza e concretezza che saranno la stella polare in tutto il percorso amministrativo, con l'auspicio che i nostri concittadini, dice Paolini, ci conferiscano il consenso necessario per realizzare i programmi pensati nell'esclusivo interesse del bene comune. È arrivata l'ora, dice sempre l'ex sindaco di Lanciano Paolini, di rialzarsi da quella crisi profonda nella quale è sprofondata la città. In tutti i suoi settori strategici, le legittime aspirazioni dei nostri concittadini per un futuro migliore non possono essere ignorate e metteremo in campo le migliori risorse umane e professionali per assecondare le predette legittime aspirazioni. Infine, il ringraziamento a tutti i componenti della coalizione. Avvocato Paolini, oggi si presenta ufficialmente quella che è una coalizione forte, con tante liste civiche, con tanti amici, tanti revival, tante persone che tornano, perché come ha detto lei in conferenza stampa, i giovani corrono veloce, ma gli anziani sanno la strada da percorrere. Sì, ho di premesso che io quando parlo di anziani parlo di persone con esperienza. Sono convinto che in tutte le cose sono due cose a cui tengo molto, l'umiltà e la competenza. Andare in macchina con una persona che non ha la patente penso che sia una cosa non auspicabile per nessuno. È evidente che, vista i tempi della nostra coalizione, io capisco che hanno fatto tutte quante delle idee sopra a chi sa che cosa si sono detti questi per settimane e settimane. In realtà voglio essere, nessuno, abbiamo, ci siamo confrontati, su progetti, su idee, sul modo di essere. Ci sono esigenze anche diverse dalle liste civiche rispetto ai partiti. I partiti hanno una logica diversa rispetto alle liste civiche, devono rispondere a meccanismi, a filiere diverse. Per cui i tempi dei partiti sono stati più lunghi delle liste civiche, chiaramente. Ecco perché a quel punto poi abbiamo fatto una sintesi, però io penso di poter dire che sono garante di una sintesi fatta sulle idee, non fatta sulla spartizione di sedie o poltrone, anche perché qua ci sta poco da spartire, ci sta da lavorare, da mettersi tutti insieme, siamo pronti. Chi amministra, chi ha amministrato come me, sa benissimo che bisogna sapere ascoltare, e quella è la cosa più complicata, però poi bisogna fare sintesi. Per fare sintesi ci vuole un po' di esperienza, ed è questo il motivo per cui probabilmente, bontà loro, hanno deciso di scegliere la mia persona. Ecco, una ridiscesa in campo anche perché insomma ha visto che in questi 10 anni tante cose fatte nei suoi 10 anni precedenti e così sono vanificate. Oggi la conferenza stampa a Biblioteca Comunale è una struttura che aveva riaperto lei e c'è tanto degrado, pochissima cura del verde. Ecco, quali saranno i primi punti sull'agenda del futuro, se le cose andranno come dovranno andare per voi chiaramente, del futuro sindaco Paolini? Allora, per essere concreti, lo ripeto, innanzitutto verificare la reale situazione finanziaria del Comune di Lanciano. Non perché i bilanci siano falsi, per l'amore di Dio, ma guarderei bene dal dirlo, ma perché probabilmente non c'è quella situazione così florida come potrebbe sembrare. Se ci sono degli avanzi di amministrazione è perché probabilmente o sono stati spesi male o non si è saputo spendere dei soldi, perché l'amministrazione non ha bisogno di fare utili, l'amministrazione ha la necessità di spendere i soldi che ha. La seconda è verificare la struttura, l'organizzazione amministrativa del Comune di Lanciano, perché probabilmente qualcosa non ha funzionato in questi anni. Io non ne faccio mai tanto colpa dalla politica, però la politica deve sapere come organizzare la struttura. Per cui, fatti questi due passaggi, dal punto di vista finanziario e organizzativo, allora a quel punto potremo intervenire. Se alle mie spalle voi avete fatto una ripresa dell'area verde all'interno di Villa Marciani, è evidente che se tu a Villa Marciani fai due tagli l'anno e non lo fai per almeno 4-5 volte, devi capire perché non le fai 4-5 volte l'anno, perché ritieni di lasciare nel degrado assoluto il verde in questo caso qua. Questo riguarda la pista, riguarda tante altre aree verdi della nostra città. Se vi girate qua a Villa Marciani, vedere le mura cadenti dopo solo 10-12 anni di ristrutturazione, chiaramente mi lascia veramente
veramente con una tristezza addosso unica. Potremmo dire che bisogna intervenire sui passaggi delle macchine per il corso. È sotto gli occhi di tutti, saltano le mattonelle ogni due giorni, c'è una squadra che lavora soltanto su quello. Bisogna intervenire subito, anche per capire di chi è la colpa, perché è stata fatta un'opera pubblica probabilmente sbagliata. Su questo potrei fare un elenco lunghissimo, ma ripeto, i primi due passaggi sono quelli che ho detto, finanziario e amministrativo. Mi è stata fatta una domanda sul dissesto idrogeologico, è fondamentale. Però ribadisco, questa non è una cosa che si risolve qui a Lanciano, bisogna andare a Roma, sedersi nei tavoli giusti, avere le conoscenze giuste, seguire la filiera regionale, perché in questo momento, avete visto oggi qua l'assessore Campitelli, la filiera regionale è fondamentale. La sfida è una sfida che sta facendo l'Italia con il recovery plan, che sta facendo l'Abruzzo con i progetti. È evidente che bisogna essere presenti in queste sfide, e essere presenti in queste sfide significa avere le idee chiare e sapere che cosa si vuole chiedere, non ipotizzare aree verdi o una telecamera, ma un sistema di aree verdi, un sistema di telecamere e un sistema che faccia sì che l'ambiente sia rimesso al primo posto nel nostro target di gestione quotidiana. E dal punto di vista politico, come mai tutta questa indecisione? Come mai tanti mesi per arrivare a un candidato unitario? Allora, noi nelle ultime tornate elettorali 2011-2016, per tutta una serie di motivi, ci sono state delle spaccature interne. Adesso che io debba dire, poi sarei, chi mi conosce sa che non ho questa presunzione, che in questo momento probabilmente l'unica persona che poteva fare sintesi di queste spaccature era la mia persona. Forse questo è il motivo per cui i partiti, ripeto, che hanno una dinamica interna diversa, perché hanno segreteria provinciale, segreteria regionale, segreteria nazionale, i partiti hanno una tempistica più lunga, hanno inteso condividere questo progetto civico, fatto esclusivamente nell'interesse della città. Cioè non, a quel punto non, qualcuno ha pensato che noi ci siamo seduti come in un puzzle per mettere a posto le carte. Non è stato fatto così, non sono volati stracci, non è volato niente, insomma, è soltanto si è perso un po' di tempo per trovare una sintesi. Però vi posso garantire che tutti quanti sul programma elettorale stanno lavorando con grande entusiasmo e con grande passione.